I guess it wasn't meant to be. Buongiorno. Saluta. Buongiorno. Buongiorno. C'era un gattone che passeggiava da solo. Ah. Infatti mi aveva colpito come roba. Ammazza che maglia inquietante. Ok. Ok, buongiorno. Niente, stamattina siamo di commissioni. Abbiamo lasciato la mia macchina a fare la revisione. Abbiamo comprato delle ciabattine per Ale, dopo ve le faccio vedere. Adesso stiamo andando a vedere per dei regalini che dobbiamo fare, poi vi spiegherò dopo. Mi sposto prima che mi investano e poi dobbiamo andare in copisteria, poi dobbiamo andare in posta, insomma dobbiamo fare un po' di roba. Giusto due. Siamo in un nuovo negozio. Ah, aspetta, però questa qua conviene di più, amore. 8, 9, 10, 11, 12, 5, 90. Sì. No. Sì. Sì? Sì. Sì. Ok. Intanto ce l'abbiamo. Bravo, vai a spalare la neve, va. Così porti altri soldini a casa. Bravo, 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 bravo. È in vendita. Già. Oh. Già. Vabbè, così faccio un po' di soldi. Riccardo sta acquistando il suo 7 in 1. Lava i denti, lava i capelli, fa il bidet e fa la doccia. Tutto insieme, unico prodotto, ragazze, a soli 1,65. Poi compri qualcosa per noi donne, 8 euro solo uno shampoo. Non capisco, sincero, questa è discriminazione, discriminazione. Scusa, sanno che con noi non ci guadagnano. Sì, vabbè, sì. Ma denti, bidet, capelli, gashel, 1,65. Il risultato è questo, infatti. Ah, ecco. Quindi te lamentavo. Ok, va benissimo, continuare a spendere 8 euro, grazie. Oh, i miei capelli. Non so quale prendere. Non c'è la mia amata Nivea for. Ah no, sì, c'è. Agli uomini. Agli uomini le chiacchiere non vanno. Ah no, non è Nivea. Mi sono illusa. È Nivea. Questo è Nivea, ma è un latte nutriente, non è il dolce schio. Ma quale prendo io, ragazze? Ragazzi, però quello è un doccia shampoo, tanto io non uso anche per lo shampoo, quindi vado di questo qua. Bagno doccia, acqua di cocco e monoi, vediamo un po' com'è. Invece shampoo, questo sarebbe anche comodo. Cos'è? Illuminaci, disgorgante granulare. Ah, preferisco il liquido, non so, mi dà un'idea più veloce. Anche perché, se, cioè, come sono grandi nella doccia, tipo, non passa. No, ma il problema della nostra doccia è che il tappo è pieno di tuoi capelli. Ovviamente, sto con l'uomo più peloso della terra, però la colpa è mia e dei miei capelli. Certo. Certo. Comunque. Io non sono così peloso come mi vuoi descrivere tu, mi spiace. Se vuoi ci sono persone molto, molto... Vai, strappa la camicia e fai vedere. Comunque, io sto guardando lo shampoo e sono finita nei detersivi, vabbè. Comunque non c'è lo shampoo. Dove sono gli shampoo? C'è la linea Borotalco, però. Dove costa di più. Allora quello là me lo scambi. Il primo, l'original. Non posso. Passami l'altro. Però quanto ce n'è qui? 4,50, però è troppo buono. Non posso, non lo posso fare. Bloccato. Vabbè, sai che ti dico, che li prendo tutti e due, tanto dopo 2 minuti ho finito pure quello. Cioè. È un profumatore orsito. Andata, lo prendo. Per 5 euro. Dai, c'è anche la carezza di talco. Vabbè, però a forma di orsetto è più carina. La carezza di talco. Ma non fare ste manacce.
Oh. Gocce di bucato. No, gocce sono di. Gocce di bucato. Gocce di pulito. Incancellabile. Però effettivamente un po'. Ma sono care queste cose che profumano. Quanto che si svuota. Sempre più si scende, sai. Domestici. Speak a span. Visto che abbiamo due pelosetti. E qua ce ne sono pure tre. Dobbiamo prenderlo anche un gatto. Dai, prendiamo quello. Sì, ci manca solo il gatto noi. Poi. Ok, ci siamo fermati a mangiare qualcosa perché tornare a casa non aveva senso. E adesso siamo in ritardo per prendere Ale. Infatti sto correndo tipo al parcheggio. Passo a prendere Riccardo davanti al ristorante. E andiamo a prendere Ale e Fede. Tornata solo io e i bambini perché Riccardo è giù in paese che aspetta di ritirare la macchina perché oggi è giornata di revisione auto e quindi insomma questa mattina abbiamo fatto prima la mia, poi la sua, insomma abbiamo dovuto fare un po' di cosine burocratiche oltre che tanti acquistini, devo dirvi la verità, quindi vi faccio vedere qualcosina. Ho messo il microfonino così posso stare anche un po' più lontana dal telefono e sono più pratica. Allora, siamo passati in un nuovissimo negozio di cinesi, enorme, bellissimo, ha un sacco di roba bellissima, qualcosina avrete visto ma non sono riuscita a filmare tantissimo perché eravamo un po' di corsa, però abbiamo preso un po' di cose quindi ve le mostro molto volentieri, tranne il mio coprivolante dell'auto nuovo che ho preso perché aveva 2 anni, non ne poteva più e l'ho già sostituito a gran fatica con Riccardo, quindi mentre aspettavamo che Fede uscisse da scuola quello l'abbiamo già fatto. Allora, oltre a quello c'è il coprivolante anche di Riccardo che dopo glielo vado a dare perché se l'è scordato nella mia macchina ed è fatto così, praticamente il mio è molto simile solo che in certi punti ha le cuciture bianche, lo trovavo un pochino più femminile rispetto a questo classico nero. Poi ho preso delle tovagliette lavabili, ragazze, perché non ce la posso fare, queste qua di tessuto sono puntualmente da lavare, sgrassare, smacchiare. Volevo qualcosa di pratico che ci passi una pezza ed è pulito e abbiamo preso queste qui un po' più simpatiche, più che altro anche per i bambini. Allora abbiamo preso questa qua dell'esploratore che secondo noi è Federico perché a lui piace un sacco scoprire cose, non lo so, è proprio lui, è troppo lui questo bimbo qui e quindi abbiamo preso l'esploratore a Fede. Poi abbiamo preso il pompiere per Riccardo, che si adatta appunto al suo lavoro. A me purtroppo la fotografa, la regista, la videomaker non c'era e quindi ho preso questo qua, sarebbe la cuoca di casa, fatta così. Purtroppo cercato la fotografa, ho cercato la videomaker, ma ovviamente non è una categoria che c'è in queste cose, è difficile da trovare, quindi purtroppo niente, ho preso la cuoca e ad Ale questa qua, che lei adora gli unicorni, quindi secondo me impazzirà. E quindi abbiamo preso queste tovagliette. Poi ha voluto prendere, anche se io non ero molto d'accordo, perché durano veramente, a parte che una sembra più piena e l'altra più vuota. Non so come sia possibile, ma vi giuro che questa è leggera. Vabbè. Deghiacciante spray, disgela, pulisce, protegge e previene. Rimuove il ghiaccio dai vetri dell'auto. Io sono un po' contro perché costano cari. Per carità, lì dai cinesi 2,50 euro mi pare l'una, però 5 euro, ci fai due spruzzate, finisce subito. Cioè veramente, io lo avevo una volta, ma ce ne va talmente tanto per sghiacciare tutto il parabrezza che non ha senso comprarle, secondo me, cioè è proprio inutile. E l'unica è mettere un protettivo sul vetro e stop. Però vabbè, ha voluto prenderlo anche solo per la maniglia, quando insomma non si riesce tanto ad aprire, boh, non lo so, ha voluto prenderlo. Poi ha preso questo, non chiedetemi a cosa gli serve, dice che serve, filo da giardino, e quindi l'ha preso. Poi si guardavano anche i bagno doccia, queste cose qua, tra l'altro dovevo prendere lo shampoo, alla fine mi sono dimenticata. Comunque bagno doccia effetto borotalco sulla pelle,
Io adoro borotalco, tutto ciò che è talco, lasciamo perdere. E poi acqua di cocco e monoi da provare, non l'ho mai provato, della Vidal, anche questo mi piace molto, è un bagno doccia, è una marca che ho già utilizzato. E poi questo l'ha preso per fede, Energy e Sport, 95% di origine naturale gli ingredienti, doccia, shampoo, energizzante, ginseng e guarana. Guarana, questo. E invece per lui identico, ma non è uno shampoo doccia, ma è un bagno doccia. E quindi l'unica differenza è quella. Quindi quello grande di Riccardo, l'altro è di Federico. Riccardo ha preso questi qua, i Denta Life, per i cagnolini. Questo qua, che qualche scena l'avete vista, Spick and Span per detergente pavimenti e parquet, amico degli animali domestici, igienizzante, ipoallergenico, Naked Test, tutte queste robe perché animali, insomma, quando lo troviamo, adesso che so che lì ce l'hanno, lo prenderò sicuramente. Poi alla fine ha fatto tanto, la scena mi fa, ma no, prendiamolo. E quindi abbiamo preso il profumo a bucato, carezze di talco, formula concentrata con igienizzante per 40 lavaggi. E c'era anche con la forma di orsetto, ma solo perché la forma di orsetto costava 1 euro in più, quindi sinceramente ho già il porta morbidente a forma di orsetto, non era il caso, e quindi ho preso questo qui, efficace sia a mano che in lavatrice. Non vedo l'ora di provarlo con voi, vi farò sapere se merita, della Liabelle dovrebbe essere. Poi ho preso 3 confezioni di pile perché convenivano, della Varta. Aspettate che me ne manca una da qualche parte. Eccola qua. Allora c'era il paccone da 12, infatti forse avete visto un po' di battibecco per il discorso pile, perché lui voleva prendere, avevo subito visto io il paccone da 12, 4, 8 e 12. Un pacco con 3 pile, 4, cioè 3 settori da 4, così comunque con 12 pile, 8 più 4, omaggio, bla bla bla, sempre 12. 5,99. Poi accanto c'erano queste, sempre mini stilo, pacchetti da 4 della Varta, identici, 1 euro. 1, 2, 3. Stesse pile pagate 3 euro anziché 5,99. Cioè, follia, erano a fianco. Quindi ho detto: no, scusa, prendiamo queste, sono uguali. Poi mollettine. Allora, queste le ho trovate a 1,50 euro. Io le perdo come l'acqua, c'è, cioè proprio niente, le uso per appuntarmi la frangia quando non ne ho voglia, perché è sempre più lunga, la sto facendo crescere. E quindi accessori capelli della Melissa My Beauty, 1,50 euro, ce ne sono tantissime. Accanto, uguali a queste, 6 mollettine sempre della Melissa, 2,20 euro. Secondo me lo fanno per mettere alla prova l'intelligenza del consumatore. Poi ho preso anche queste. Guardate che carina, scusate la luce bassa, ma non riuscivo a pinzare la mia ring light mini e quindi non so più dove metterla. Adesso provo qui, vediamo se sta. Forse è meglio così. Comunque, queste qui a fiocchetto, molto carine, mi sono piaciute tanto. Quando devo puntarla, quando cresce ancora un pochettino, ci sta bene questa a fiocchettino, mi piaceva. Queste qua mi pare 1,95, un paio di euro, niente di che. Poi abbiamo preso un giochino per Aaron. Per Aaron e Nala, insomma, chi lo vuole, perché tanto alla fine se lo prendono uno con l'altro. Poi questa sacca qua per ginnastica per Federico, guardate che carina, con i palloni da calcio. Questa è costicchiata, però c'era anche nera a 2 euro, ma ci piaceva questa, l'abbiamo pagata 5, con i palloni da calcio, così è un po' più così carina da metterci le cosine di ginnastica. E ci mette di solito la sacca con le scarpe, il pantalone di ricambio e la borraccia, la salvietta, insomma queste cose qua. Quindi sarà contento. Poi Riccardo si è preso anche dei guanti per un lavoro che questa primavera adesso dobbiamo poi fare, ma inizierà già a grattare il cancello perché dobbiamo riverniciarlo con la vernice, ha un nome che mi sfugge, comunque quella che fa da bianca, che fa da antiruggine, da vernice, però aspettiamo che ci siano almeno 10 gradi perché sconsigliano di farlo con il freddo, perché poi rischi che d'estate tutto da rifare, quindi anche no. Però iniziamo magari a grattar via la vernice brutta, queste cose qua. E questo è tutto, credo, dai cinesi. Poi
abbiamo preso in un negozio di scarpe queste ciabattine qua per Alessandra per l'asilo, perché non le trovavamo da nessuna parte di Frozen, queste cose qua. Ormai la scuola è iniziata, le tirano via e non le trovi più. Cioè, se un bambino ha bisogno di un ricambio, sei rovinato. E quindi, cioè, nel senso, da Bata le abbiamo trovate, ma tutte entro il 29. Lei ha già il 30. Adesso bisogna vedere se le vanno bene, se sono larghe. Secondo me sono grandi, però queste sono un 30. Mi ha detto che vestono un po' abbondanti, però ho detto proviamo. E se non le vanno, tanto anche il numero in meno, ma devo cambiare fantasia, perché il 30 velutino così era l'ultima, con il velcro, che tra l'altro mi sembra decisamente più robusto di quello che avevano le altre sue, dentro in vero cuoio la suola, è scritto là, e fuori appunto vellutate. Quindi dopo gliele andrò a provare, in caso dopo sono di nuovo giù in paese perché devo andare a fare un colloquio con una cliente, e quindi ne approfitterò per cambiargliele, anzi le rimetto qui nel suo sacchetto con lo scontrino, che dopo proviamo. Siamo andati in un negozio di, il nostro solito negozio preferito di Funko, e abbiamo visto due cosine per noi, poi dovevamo fare un regalo che non c'entra coi Funko, nel senso è un negozio che ha tante cose, quindi dovevamo fare un regalo, e quindi ci siamo trovati lì, abbiamo visto questo gioco qui di carte che si chiama Exploding Kittens, edizione per due giocatori. Fantastico. Io volevo giocare in tre e quindi è per due giocatori. Vabbè, faremo tipo dei tornei magari. Io e Riccardo, poi chi vince contro Federico, poi chi vince contro... non lo so, cioè, ce la giochiamo così. Però sembrava davvero carino perché è un Kickstarter più sostenuto di sempre, numero uno in classifica, dove praticamente i giocatori pescano carte fino a quando qualcuno non pesca la carta Exploding Kitten. A quel punto quel qualcuno esplode e perde la partita, a meno che quel giocatore non abbia una carta disinnesgatto con un puntatore laser. Usate le carte azione per evitare di pescare, sbirciate segretamente le carte in cima al mazzo oppure obbligate l'altro giocatore a pescare al vostro posto. Giocate carte, pescate carte e cercate di non esplodere. Insomma, ci è piaciuto tanto, l'abbiamo voluto prendere. Questo è costato 10,90 euro. E poi, allora, in questi giorni, io non sono amante dei Pokémon, però in questi giorni ci siamo visti tutti insieme Detective Pikachu. Mi pare che lo troviate o su Sky o su Netflix, non mi ricordo, andate a vedere, forse su Netflix. E io mi sono innamorata di questo papero, che in realtà, se dico papero, qui mi uccidono tutti, sia Federico che Riccardo, perché si chiama Psyduck, che sarebbe psicopatico... papera psicopatica, non che io sia psicopatica, ma ha un potere particolare questo papero, che poi vi farò spiegare da Riccardo o da Federico, perché io non so bene spiegarvi, però sta di fatto che praticamente questo papero ha sempre mal di testa, visto che io ho molto spesso mal di testa, un po' per la cervicale, un po' per la vista, un po' perché dovrei mettere molto di più gli occhiali. Sta di fatto che quando lo vedo tutte le volte dico: ma quanto è carino, ma quanto è paperoso, ma quanto è patatoso, no? E poi come me ha sempre mal di testa, allora l'ho visto che di nascosto me l'ha preso, riesce sempre a fregarmi. Comunque vabbè, 19,90, sospendaccione, mi ha preso un altro Funko. Questo qua però non finisce su nella collezione dei Funko, questo lo voglio sul comodino, perché proprio sono io come mi sveglio tutte le mattine con questa faccia da psycho con il mal di testa. E quindi è stato dolcissimo farmi questo regalino. Poi anche le carte sono piaciute a me, quindi vabbè, è stato un tenerone come sempre. E poi cos'altro abbiamo preso? Aspettate, qua siamo passati al ferramenta a prendere i fiammiferoni per il camino che avevamo terminato, e i dischi, due dischi che servono appunto per andare con il flessibile, se non mi sbaglio. È arrivato l'ingegnere, adesso ve lo dice lui, per andare a grattare via la vernice, andare via, ecco. Ingegnere, buongiorno, come si chiamano questi dischi per il flessibile? Ho detto giusto, yeah. E sono dischi per... sverniciare. Ok, me l'ero cavata abbastanza bene. Comunque questi servono a questo, quindi lasciamoli qua, perché questi graffiano tutto quello che toccano ed è meglio che siano nel sacchetto.
E poi qua invece abbiamo, perché a Federico gli hanno chiesto da scuola il flauto, e quindi siamo passati a prendere anche il flauto, rigorosamente Yamaha, non so se mi spiego, soprano, bla bla bla, c'era un modello particolare da prendere, quindi l'abbiamo preso, e quindi questo l'abbiamo preso in cartoleria. E poi non vi posso far vedere più di tanto perché qui ci sono altri regalini. Vabbè, ho preso delle cartucce per la penna sempre a Federico, insomma niente, nient'altro. Poi di là c'è un regalo che non vi posso far vedere, quindi credo di avervi fatto vedere tutto. Ragazzi, rieccoci in macchina. Allora, come vi dicevo, oggi pomeriggio ho un colloquio con una possibile cliente, insomma, che mi ha chiesto un preventivo, mi ha chiesto una consulenza, e quindi sto andando a conoscere, diciamo, ci prendiamo un caffè. E niente, devo passare anche un attimino dai cinesini, il negozietto nuovo che, di cui io ho parlato oggi, lo scontrino c'è, sì, perché Riccardo ha cambiato idea sul volante, non gli piace tutto nero così, lo voleva anche lui con le cuciture come le mie, non so se le vedete qua, però o blu o rosse, insomma qualcosa di un po' più sportivo, diciamo. Io l'ho preso il bianco perché mi piace il bianco, e quindi glielo vado un attimo a cambiare, poi appunto, tanto sono uscita un pochino prima, e poi vado a questo appuntamento, quindi... Pensavo passasse qualcuno, invece aspettavano giusto che me ne andassi io. E basta, quindi ci vediamo poi dopo. Faccio questo cambio, faccio ancora un giretto e poi vado al bar.